un antico complesso di grandi piramidi e sfingi con altre strutture simili è stato trovato al largo della costa di Cuba, ma finora le autorità competenti non hanno fatto molti sforzi per indagare su questa scoperta rivoluzionaria che potrebbe riscrivere i libri di storia. Ari, ascoltami bene, perché questo fatto si svolge nel mare della tua cara isola. Il 7 dicembre del 2001 un articolo scritto dalla BBC annunciava la scoperta di una città sottomarina perduta con caratteristiche insolite, poco distante dalla costa di Cuba. A causa della novità sul ritrovamento, l'articolo è rimasto un po' riservato, senza rivelare alcun dettaglio importante che avrebbe senza dubbio fatto discutere. Un team di esploratori che ha lavorato sulla costa occidentale di Cuba dice di aver scoperto quello che a loro parere erano i resti di una città sommersa costruita migliaia di anni fa. I ricercatori canadesi hanno utilizzato sofisticate apparecchiature sonar per trovare strutture in pietra, di cui alcune erano a 650 metri sotto la superficie del mare. Paolina Zileschi, capo di un gruppo di ricerca dell'Advanced Digital Communication, fece un accordo con Fidel Castro per avere libero accesso alle acque territoriali cubane, dove si cercavano i resti di navi affondate in epoca coloniale spagnola, che si ritiene potessero contenere oro nelle loro stive. La tecnologia utilizzata dal gruppo di ricerca è conosciuta come sonar a scansione laterale. Si basa su un dispositivo sonar subacqueo in cui vengono eseguite scansioni orizzontali del mare. Le immagini vengono poi assemblate per formare così fotogrammi più grandi dei modelli del pavimento dell'oceano. Vengono poi elaborati con computer e trasformati in immagini in 3D. Dopo la scansione di una regione in cui si pensava ci fosse un relitto sommerso, la squadra di cacciatori di tesori ha scoperto qualcosa di insolito. Il sonar a scansione ha rivelato una regione sul fondale marino che aveva una geometria rettilinea simile a quello delle infrastrutture di una città. Le rovine sommerse si trovano a mezzo miglio sotto il livello del mare, sulla punta della penisola di Guanacabines, ma data la profondità del sito, i ricercatori hanno prima pensato che questa città abbia avuto origine più di 12.000 anni fa, prima dell'ultima nota glaciazione. Con tutti questi fatti sorprendenti sul tavolo, Paolina Zileschi e il suo team hanno deciso di analizzare a fondo il materiale. Quello che hanno scoperto è stato poi davvero sorprendente, ovvero grandi piramidi circondate da un'architettura lineare e un edificio misterioso che assomiglia a una sfinge, con altre strutture piccole che fanno pensare alle gambe della stessa sfinge. Dopo la scoperta, questa città sottomarina è stata catalogata da molti appassionati come l'anello mancante della città perduta di Atlantide. Il team di ricerca aveva firmato un accordo con la National Geographic, che aveva lo scopo di far luce su questa materia. Tuttavia, il National Geographic non ha mai onorato la sua parte in questa disposizione e la storia è rimasta nascosta negli anni che seguirono. La profondità estrema in cui si trova il sito ha reso impossibile per i subacquei far fronte alla pressione e alle forti correnti d'acqua, e l'unica opzione praticabile è stata quella di utilizzare uno speciale veicolo sommergibile con una macchina fotografica e un proiettore ad esso collegato. Il team di ricerca ha avuto questo privilegio, così hanno potuto effettuare per un certo periodo delle analisi approfondite della metropoli affondata. La ricercatrice aveva firmato un accordo di non divulgazione, che quindi non ha permesso di condividere con il pubblico le immagini realizzate da lei e dalla sua squadra. Tuttavia, successivamente è stato permesso di rivelare le immagini, che sono state sufficienti a suscitare l'emozione per questa spettacolare città. L'immagine ricostruita con il computer mostra quello che sembra essere la piattaforma di una città con edifici, due piramidi
e una sfinge. E voi eravate a conoscenza di questa storia? Tu, Ari, ne sapevi niente di questa storia? Fatemelo sapere nei commenti. Se il video vi è piaciuto, mettete mi piace, iscrivetevi al canale ed attivate la campanella per restare sempre aggiornati sui miei video. Ciao!